In tutti i campi dell'espressione umana ci sono nomi che parlano da soli, sono quelli che non hanno bisogno di presentazioni e che rappresentano l'eccellenza nel campo in questione. Prendiamo per esempio l'arte contemporanea. Se diciamo Alberto Burri, sappiamo già che parliamo di uno dei più grandi maestri del Novecento, uno dei più noti anche, le cui opere sono esposte nei principali musei internazionali. Ma la mostra in corso alla Galleria Vista Mare di Pescara, fino al 29 marzo, offre un aspetto differente dell'opera di Burri. È un vero e proprio colpaccio artistico quello messo a segno dalla titolare della Galleria, Benedetta Spalletti, che è riuscita a portare a Pescara un'esposizione pressoché esaustiva dell'ampio e forse meno noto ciclo di produzioni grafiche firmate da Alberto Burri. Burri è stato sicuramente uno degli artisti più importanti del Novecento. Insomma, il suo lavoro ha rappresentato veramente un punto di cesura, di rottura e anche di innovazione molto forte. Sicuramente oggi Burri è un artista molto conosciuto, soprattutto per alcuni gruppi di opere che ormai sono diventati veramente emblematici di un secolo. L'idea di questa mostra era quella di riscoprire un settore forse meno conosciuto, che è quello dell'opera grafica di Burri, a cui in realtà lui ha dedicato moltissima importanza della sua vita e che è stata, è stato Burri proprio un innovatore anche nelle tecniche dell'opera grafica e c'è questa idea di manualità e quindi questa cura che sicuramente si avvicina molto a delle opere realizzate manualmente una per una. La mostra è stata fatta in collaborazione con la Fondazione Burri e io devo un grande ringraziamento sempre a Bruno Colà, che è il presidente della Fondazione Burri, nonché una persona che è stata sempre molto vicina alla mia galleria, che mi ha permesso di fare questa mostra che analizza un po' tutto l'excursus temporale dell'opera grafica di Burri, quindi dall'inizio, dal 1965, fino all'ultimo gruppo di opere che furono realizzate nel 1994. La mostra, come sempre, ha avuto una buona accoglienza da parte della città, che è qualcosa che mi fa sempre piacere, essendo voluta rimanere a Pescara ormai per 18 anni. E però sono venuti anche tanti collezionisti da fuori a trovarmi, a vedere la mostra e quindi è stato sicuramente un esperimento che ha avuto un buon successo. Unless she's